Benvenuti tutti su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo Andreotti che si è svolto a Roma il 24 aprile del 1997. In aula ascolterete il collaboratore di giustizia Antonio Calvaruso. Buon ascolto. Calvaruso Antonio, nato a Palermo l'8 9 del 1963. Senta, lei nella sua qualità di imputato di reato connesso ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende avvalersi di tale facoltà? No, intendo rispondere. È presente il suo difensore, avvocato? Il pubblico ministero può procedere. Signor Calvaruso, lei quando è stato arrestato? È a giugno del 1995. Perché è stato arrestato? E sono stato arrestato assieme a Gianluca Bagarella per associazione mafiosa. Sì, È stato arrestato insieme a Gianluca Bagarella. a distanza di mezz'ora. Perché si trovava in quel frangente insieme a Bagarella? È perché il Bagarella mi era venuto a trovare e dopo che si è allontanato hanno arrestato il Bagarella e poi hanno arrestato a me. Lei sa se hanno arrestato Bagarella perché seguivano lei? Ho Sì, l'ho letto capito. poi dai giornali comunque. Quando ha cominciato a collaborare? Nel gennaio del 1996 Cosa l'ha spinto a collaborare? ho cercato di salvare il salvabile, i miei figli. Contributo lei ha dato nel corso della sua collaborazione? Voglio dire, ha indicato covi di latitante, ha fatto restare persone. Diciamo, quando io collaborai, indicai i posti logistici di Giovanni Brusca e feci arrestare tutti i componenti che erano alla mia conoscenza attorno a Giovanni Brusca, e smantellai il secondo gruppo di fuoco di Bagarella, tutto quello che era a mia conoscenza, ho detto. E può fare dei nomi delle persone che sono state arrestate? Tutti i personaggi che erano vicino a Brusca, Monticciolo che poi ha collaborato. Nicola Di Trapani. Quindi, se ho ben capito, ha dato un contributo per lo smantellamento del gruppo di fuoco che gravitava intorno a Bagarella. Ho Sì, sentito ho bene? parlato del figlio di Totò Riina, che fino all'epoca, diciamo, non c'erano indizi su di lui, e io diedi l'apporto sul figlio di Totò Riina. Cioè, tutto quello che era la mia conoscenza ho messo a disposizione della magistratura. Senta, si può dire in modo sintetico come e quando e perché lei è entrato in contatto, ha cominciato ad avere rapporti con uomini di Cosa Nostra? Dunque, io entro in contatto con Leoluca Bagarella nel 1993, nell'estate del 1993, perché mi viene presentato da Cannella Tullio. Io all'epoca, per capire chi è Cannella Tullio, lavoravo per nome e per conto di Cannella Tullio. Nell'estate del 1993 questo signor Franco Amato, poi Bagarella Leoluca, Cioè era Padrello Luca sotto falso nome che di si chiamava. Franco Amato, sì, Sì. viene ospitato da Cannella Tullio al Villaggio Romare. E quindi io ero la persona che lavorava con Cannella Tullio, poi addirittura fui l'amministratore del villaggio, perché lui lo ospitò in un villaggio, Villaggio Romare, che si trova a Bonfornello. E lì mi presentò sto signor Franco Amato. Inizialmente lui non mi disse che questo signor Franco Amato era Bagarella, si capì che era un latitante, perché già, diciamo, noi eravamo in mezzo ai mafiosi Graviano, quindi si capì che era un latitante di come lui l'ha impostato. Mi disse che era un latitante, però non mi disse che era Leoluca Bagarella. Mi scusi, signor Sì. Calderuso, lei ha detto noi eravamo in mezzo ai mafiosi Graviano. Può specificare meglio che cosa intende dire con questa frase? Sì. All'inizio che io ebbi cominciai i rapporti con Cannella Tullio mi spiegò che c'erano delle persone che lui doveva pagare perché se no l'ammazzavano. Quindi partiamo da molto lontano, dal Villaggio Romare, partiamo dall'immobiliare Malaspina di Se Palermo. può fare questo breve Sì. riassunto. Intanto io inizio a lavorare con Cannella Tullio mentre sono al Villaggio Romare, però il Cannella aveva interessi di lavorativi anche in via Malaspina perché aveva acquistato un lotto di appartamenti in via Malaspina. Conoscevo e ho conosciuto i Graviano perché avevano la villetta dietro quella mia,
Comunque, diciamo, ebbe la spiegazione di questi veri personaggi all'epoca: Graviano, i fratelli La Rosa, Giorgio Pizzo, tutta questa gente che veniva al Villaggio Romare. Poi piano piano Cannella, quando io cominciai a lavorare, era il Villaggio Romare, la sua villetta, dove? Sì, sì, il Villaggio Romare. Quando io cominciai a lavorare con il Cannella mi cominciò a delineare i vari personaggi, mi cominciò a dire che i Graviano erano i capi di Brancaccio, che il Pizzo, il Vittorio Tutino, il Cesare Lupo erano tutti personaggi che lavoravano per il Graviano, e cominciò, diciamo, una sorta di amicizia anche con queste persone. E io poi cominciai a vedere con i miei occhi che realmente quello che mi diceva Tullio era la verità, che Graviano venivano puntualmente a chiedergli soldi, che lo minacciavano se lui non pagava puntuale, e gli fecero saltare in aria una macchina gliela bruciarono, gli bruciarono l'ufficio, perché lui ogni tanto poverino ritardava nel dare i soldi e quelli lo minacciavano. Quindi, diciamo, già eravamo nell'ambito mafioso dentro il villaggio, ma fino a quel momento noi non eravamo, diciamo, mafiosi, ma i taglieggiati dai mafiosi in un certo senso. Solo che il Cannella era una persona ben visto da questa gente, perché, come lo chiamavano loro, dice che era una macchina che faceva soldi, perché era un bravo imprenditore, quindi con la sua imprenditoria riusciva a fare soldi, bastava che gli davano un pezzo di terreno. Signor Calvaruso, mi scusi, Natoli parla. Sì. Per chiarire meglio questo concetto dei Graviano che taglieggiavano Cannella, io le chiedo, lei sa per quale motivo taglieggiavano Cannella? E mi spiego meglio, se per caso questo non fosse connesso ai pregressi rapporti che Tullio Cannella aveva avuto con Pino Greco Scarpa? Sì, allora torniamo ancora più indietro. Cioè, io stavo iniziando, diciamo, dal rapporto mio con Bagarella, però se... No, sì. Le faccio questa domanda perché lei spieghi che cosa significa il verbo taglieggiare che lei ha usato a carico dei Graviano, sì, 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 per Cannella, perché sì, sì, se sì, non spiega questo precedente rapporto si potrebbe capire una cosa per un'altra. Sì, e allora, il Cannella, praticamente dal racconto del Cannella, quando iniziò a fare il ragioniere, quindi allora parto, diciamo, dall'origine, quando iniziò a fare il ragioniere in via Malaspina per Domenico Sanseverino, che subentrò alla Parola. Il Sanseverino era un personaggio appoggiato da Pino Scarpa Greco, e subentrò in via Malaspina, levando la Parola, che era il costruttore, e diventò il costruttore il Sanseverino. Il Sanseverino, tenendo presente che era uno stucchiatore, era un operaio, diventò costruttore perché fu appoggiato dallo Scarpa, da Pino Greco. E il Cannella Tullio era il ragioniere di Sanseverino Domenico. Siedero un paio d'anni, non lo so, un anno, a fare sti lavori in via Malaspina, poi si presentò al Sanseverino di fare pure il Villaggio Romare, che era un immenso terreno di proprietà del papà dei Graviano, che dovevano costruire questo villaggio, e all'epoca, mi racconta Tullio, dovevano essere a farlo sia il Sanseverino, con dietro però sempre lo Scarpa. Successero degli intoppi, perché a quello che poi si sentì dire da loro, si sono mangiati i soldi perché hanno fatto un mutuo su questo terreno di 5 miliardi, se li mangiò lo Scarpa, gli buttò la colpa a Sanseverino, lo Scarpa con i Graviano, perché i Graviano poi volevano soddisfazione perché il terreno era di suo padre. Perfetto, e questo è sufficiente, sì, alla mia domanda. La domanda successiva che le faccio è questo: in relazione a questi 5 miliardi che lei ha finito di dire, sì, lo Scarpa si mangiò, è chiaro? Così dissero. Lei sa se i Graviano subentrati allo Scarpa nella gestione, diciamo, di questo affare, chiesero o ritennero oggettivamente responsabile di questi 5 miliardi il Cannella, ed ecco perché lo taglieggiavano? No, il problema è questo: ci fu un accordo chiaro tra lo Scarpa, i Graviano e il Cannella. Io, attenzione, dico questo sempre perché mi è stato raccontato dal Cannella. No, il problema è questo: ci fu un accordo chiaro tra lo Scarpa, il Graviano e il Cannella. Io, attenzione, dico questo sempre perché mi è stato raccontato dal Cannella, non perché l'ho vissuto io personalmente. Però
in una parte, in un'altra parte l'ho vissuto, perché poi ho visto i Graviano che chiedevano i soldi al Cannella, quindi questa parte che io chiamo taglieggiare, questa l'ho vissuta io. Ma il patto iniziale che fece il Cannella con lo Scarpa e i Graviano fu questo, che in un incontro dove c'erano tutti e tre, appunto i Graviano, lo Scarpa e Cannella, lo Scarpa, Pino Greco sarebbe, gli disse al Cannella che lui doveva 1.200.000.000 ai Graviano come debito che c'era sul terreno. Lui, il Cannella, perché il Cannella subentrò al San Severino, perché il San Severino venne buttato fuori. Sì, perfetto. Quindi subentrò il Cannella. Scusi, in questo incontro a tre tra dei Graviano chi c'era? Penso Giuseppe, perché Cannella mi ricordo che disse Giuseppe Graviano, Giuseppe però Graviano. Quindi non... Giuseppe Graviano, Pino Greco Scarpa e Cannella. E Cannella, sì. Prenda dando, anziché dire lui, metta i nomi. Sì, sì. Quindi il Pino Scarpa dice che... Pino Scarpa dice al Cannella che il Cannella, sì, prendendosi questo onere di costruire questo villaggio, benissimo, e subentrando al San Severino, allora, si deve impegnare a pagare 1.200.000.000 ai Graviano, sì, e 800.000.000 erano per lo Scarpa, però gli disse, quindi che si deve assumere di 1.200.000.000 e 800 per lo Scarpa. Un attimo, però gli disse che questi 800.000.000, il momento in cui lui avrebbe pagato questo 1.200.000.000 ai Graviano, e effettivamente, siccome c'erano pure debiti bancari sul terreno e i soldi che ci volevano per fare questa costruzione, quindi se lui non era in possibilità di uscire questi altri 800 milioni, gli 800 milioni suoi di Scarpa, gli disse: non ti preoccupare, l'importante è che gli dai il 1.200.000.000 ai Graviano. Quindi il Cannella inizia questo lavoro con i debiti bancari, quelli che erano originali. Cioè con tutti i debiti societari. Con tutti i debiti societari. Un miliardo e due fuori bilancio. Perfetto. D'accordo, ora, esattamente questo che volevo sapere, dopodiché può continuare con, sì, quello che... Mi permetta, signor Presidente, di concludere. Perché, poi io dico taglieggiare, perché il Cannella il 1.200.000.000 glielo diede ai Graviano, ma nonostante ciò i Graviano continuarono a chiedere soldi fino all'inverosimile, perché ricordo che il momento in cui li arrestarono i Graviano e Cannella aveva già dato 2.200.000.000 ai Graviano con conti alla mano tra appartamenti e soldi, i Graviano mandarono a dire dal carcere che il Cannella gli doveva altri 5 miliardi, infatti ci fu un macello, perché poi Bagarella, Cannella fece intervenire a Bagarella, Nino Mangano per il mezzo. Diciamo, perché, ecco perché dico taglieggiare, perché a parte lo stabilito del 1.200.000.000 che loro avevano stabilito quel giorno, i Graviano continuarono a chiedere soldi all'infinito, e quindi questa la chiamo la parte del taglieggiamento. Senta, lei sa se a questo riguardo Cannella si avvicinò a Bagarella per avere protezione nei confronti di Graviano? Fu proprio quello lo scopo, Cannella si avvicinò a Bagarella perché aveva capito che la sua polizza era scaduta, perché lui non aveva di vita, che praticamente era già morto lui, Cannella, perché non aveva più la forza di mantenere gli impegni che i Graviano gli dicevano, mandavano a qualcuno e gli dicevano entro questo mese 100 milioni. All'inizio Cannella vendeva case, si faceva prestare soldi a usura, ci riusciva, ma quando poi il villaggio fu completato, gli appartamenti furono tutti venduti, e i debiti bancari li doveva tamponare perché sennò sequestravano il villaggio, in più c'erano le richieste dei Graviano un pochettino, diciamo, con le minacce, perché appena il Cannella ritardava oppure faceva capire che non era possibile quel mese dargli soldi, appunto, ripeto, gli saltavano macchine in aria, gli bruciavano l'ufficio, gli mandavano Vittorio Tutino a minacciarlo che gli tagliava la testa, quindi lui capì che facendo pure i salti mortali non era più in grado di poter soddisfare le esigenze dei Graviano nella richiesta dei soldi, e quindi quando lui ebbe presentato il Bagarella, per lui fu, diciamo, la salvezza, e in effetti si salvò per questo. Perfetto, ora ritorniamo alla sua storia dopo questo background. Sì. Quindi lei stava dicendo come entra in questo ambiente mafioso. Sì. Se ho ben capito, all'interno della sua attività il villaggio del Romare, lei ha possibilità, occasione di conoscere queste persone, il Graviano, sì, e poi il Bagarella. Sì, in effetti il Bagarella mi viene presentato, come dicevo poc'anzi, da Cannella Tullio. Inizialmente il Bagarella veniva gestito da Cannella Tullio stesso,
e dal cognato di Cannella Tullio, De Filippi Serafino. Lei dice che veniva gestito, vuole esprimere... veniva gestito nel senso che veniva accompagnato quando lui doveva spostarsi in vari appuntamenti e quindi come diciamo da routine, da latitante, c'era la macchina che gli faceva da battistrada e che era il cognato di Tullio, e Tullio che portava la macchina con a bordo il bagarella per fargli la spesa, per andargli a comprare qualcosa che a lui serviva o alla moglie. Quindi questa gente ha bisogno sempre di persone, vivandieri che gli stanno vicino, per, essendo che loro non sono liberi di muoversi. E quindi inizialmente lo gestiva il Cannella e il cognato. E stiamo nell'estate del 1993. Ci furono due o tre occasioni. Villaggio per accompagnare il bagarella e il Cannella rimpiazzò il cognato con me, facendomi fare a me da battistrada negli appuntamenti che il bagarella faceva. Però io diciamo mi limitavo ad accompagnare, lui mi diceva dobbiamo andare a Partinico, io mi limitavo ad arrivare a Partinico, poi loro mi dicevano aspetta qua allo svincolo, si infilavano, io li riprendevo quando ritornavano, quindi diciamo erano delle cose che non vedevo niente. Quindi cominciai con questi piccoli servigi che si fecero più gravi nel momento in cui lui andò via dal villaggio, il bagarella, e venne a Palermo. A Palermo il bagarella venne ospitato sempre da Cannella Tullio, perché ripeto, Cannella Tullio non lo mollò più da quel momento, anche perché vide che i Graviano allentarono le richieste di soldi, anche perché lui aveva accanto a Bagarella, quindi aveva con chi parlare a quel momento se loro gli chiedevano soldi in maniera smisurata. E il Cannella gli offrì un appartamento in via Benedetto Marcello, esattamente sotto dove abitava il Cannella, e vicino dove abitavo io, perché abitavo in via Passaggio M+1, che era alle spalle. Il Cannella col Bagarella stavano mettendo su un movimento politico, avevano già in previsione di fare costruzioni su Pollina, quindi avevano degli interessi pure lavorativi, a parte il fatto che il Cannella lo gestiva diciamo a lui da latitante. Senta, mi scusi un attimo, prima di continuare, stiamo mettendo su un movimento politico, sa, ci può dire qualche cosa di più su questo movimento politico che stavano mettendo su? Sì, il Bagarella ebbe l'idea e gliela passò al Cannella per renderla effettiva, di formare un movimento politico prettamente mafioso, quindi con personaggi tutti vicini all'ambito mafioso, tutti controllabili in maniera proprio totale. E gliene parlò a Cannella Tullio. Cannella Tullio, siccome diciamo con la politica era diciamo abbastanza bravo, se ne intendeva, formò questo partito che poi venne chiamato Sicilia Libera. In effetti, prima di formare questo partito, comunque, loro avevano avvicinato un altro partito, che in questo momento non mi ricordo qual era, dove inserirono tutti dei candidati, dei nomi, che erano tutte persone portate nostre. In effetti la persona che doveva essere eletta, che diciamo si doveva dare la voce a tutti gli ambiti mafiosi di votare, era il cognato di Cannella Tullio, De Filippi Serafino. Personaggi che risultano, perché sono scritti nella lista di questo movimento, quindi non diciamo parole a caso, ma parole con riscontri. Il momento in cui però il De Filippi Serafino, la sera prima, lui, il Cannella e il Bagarella fanno il brindisi nell'appartamento del Bagarella per l'augurio, che siccome c'erano le elezioni da lì a poco, per l'augurio che lui sarebbe stato eletto, e sono le elezioni della fine del 1993, però onestamente non ricordo se erano comunali, provinciali, che di politica non ne capisco niente. Comunque fu alla fine del 1993 il suo discorso, quindi penso che... Come? Deve essere le elezioni comunali. Guardi, io di politica proprio completamente zero. Comunque, ripeto, il periodo lo ricordo perché fu dopo l'estate, quindi si parla del fine 93. Quindi so che c'erano queste elezioni, è periodo invernale, e quindi se erano comunali non lo so.
Dicevo, il giorno, la sera che loro fanno sto brindisi col bagarella e il cannella, il De Filippi Serafino, siccome già aveva avuto delle piccole remore, nel senso che avendo capito chi era il personaggio, aveva paura, l'indomani mattina telefona al cannella dicendogli che non voleva aderire a questa situazione e che lui non avrebbe messo più piede manca a casa sua, cioè nel senso di dire se la squagliò il De Filippi Serafino, perché ha avuto paura, ha capito che in questa maniera si stava impelagando completamente assieme al Bagarella, perché il Bagarella lo cominciò a prendere a simpatia sul ragazzo. E il cannellatudo si trovò praticamente in alto mare, perché essendo che gliel'aveva presentato lui al Bagarella, il cognato, doveva spiegargli al Bagarella che il suo cognato se ne voleva uscire perché aveva paura, e non era una cosa facile. E il Bagarella l'ha prese malissimo, in effetti, e poi questo lo colleghiamo più là, e mi disse a me a quel momento di subentrare io, cioè al posto di suo cognato, di fargli questa cortesia, tanto dice io non devo fare altro che fargli la spesa, che pagargli la bolletta della luce, queste cose diciamo che doveva fare il cognato. Cannella mi chiese di rimpiazzare il posto di suo cognato, che se n'era andato, cioè che non ha voluto continuare nella gestione del Bagarella, perché ha avuto paura. Ripeto, il Bagarella ci è rimasto malissimo, perché poi quando io ho preso il posto di De Filippi Serafino, del cognato, il Cannella poi mi ebbe a dire che il cognato o prima o poi l'avrebbe ammazzato perché si era comportato male nei suoi confronti. Non l'ha fatto subito perché lui prima voleva cambiare posto dove stava, perché sapeva che Serafino lo sapeva, quindi cercava di fargli capire che la cosa non l'aveva presa male, però mi aveva detto che prima o poi gliel'avrebbe fatto pagare. Quindi io alla fine del 1993 comincio la mia attività con il Bagarella nel gestirlo, diciamo, semplicemente da vivandiere, da fargli la spesa, da le cose diciamo che un latitante ha di bisogno, senza addentrarmi nelle cose, diciamo, nelle attività di Cosa Nostra, fatti di sangue, niente. Il Bagarella acquisisce fiducia subito in me, perché essendo io l'unico, o quasi, cioè dopo di me c'era solo Cannella che sapeva dove abitava il Bagarella, acquisisce diciamo una certa di fiducia, perché essendo che io sapevo dove abitava e essendo che io mi stavo comportando in maniera adeguata per lui, mi dà fiducia e mi comincia a dare impegni più significativi, nel senso che comincia a presentarmi a altri personaggi tipo Giovanni Brusca, tipo Peppe Ferro, tipo Nicola Di Trapani, tutti i personaggi mafiosi che lui si incontrava ogni giorno nei vari appuntamenti. Andavamo sulle Madonie, andavamo a Partinico, cioè lui man mano mi portava in questi appuntamenti, mi andava presentando le varie persone. Dopo un paio di mesi il Bagarella, siccome aveva di bisogno un tramite che facesse per lui, cioè nel senso che se Giovanni Brusca doveva incontrarsi col Bagarella, c'era di bisogno qualcuno che gli dicesse a Bagarella c'è Giovanni Brusca che vuole parlare con te, perché lui non diceva mai a nessuno dove abitava, quindi ci doveva essere un tramite che doveva trovare a lui. E mi fece fare a me il postino, diciamo l'incarico di postino, cioè diceva ai vari personaggi che lui si incontrava che se dovevano parlare con lui mi dovevano portare un biglietto a me, io gli davo ai vari singoli personaggi una località dove che mi trovavano, che era in via Scobar davanti al negozio dei pesci, questa gente mi portava il messaggio, io lo portavo a Bagarella e viceversa portavo la risposta, e quindi così si formavano gli appuntamenti o le risposte tramite bigliettini. Dopo di questo lui mi cominciò a fare pedinare persone che poi dovevano essere uccise, mi cominciò a portare assieme a lui nei vari agguati mafiosi che fece dove morirono personaggi, e quindi poi praticamente entrai in toto a fare parte delle attività criminali di Cosa Nostra. Quindi diciamo suo rapporto con Cosa Nostra, se ho ben capito, passa attraverso Bagarella. Sì. Senta, il negozio dei pesci di cui ha parlato è quello di Luigi Giagonia? Sì, Luigi Giagonia
Carlo, perché erano due, Luigi Giaconi e Carlo Di Paola. Di Paola, no? Il 21 dicembre del 1996, sì, lei ha reso dei pubblici ministeri della Procura di Palermo delle spontanee dichiarazioni che riguardano anche il senatore Andreotti. Prima di chiederle il contenuto di queste dichiarazioni, sì, io vorrei chiederle che cosa l'ha spinto a rendere spontaneamente queste dichiarazioni. L'ha detto io? Il 21 dicembre 1996. Sì, dopo quasi un anno della mia collaborazione. Esatto, sì. Cosa succede? Succede questo, io inizialmente non volevo parlare di politica, cioè dentro di me mi ero predetto che di politica non dovevo parlare, innanzitutto perché non avevo un grosso bagaglio di informazioni sulla politica, secondo voi perché a volte parlare di politica fa più paura di parlare di mafiosi. E poi perché fa più paura di parlare di Da parte nostra è così, forse voi non lo potete capire mai, ma da ce parte nostra io non ce lo spiego. Perché se un collaboratore parla di 10 gruppi di fuoco, di 20 killer, 20 mafiosi, non succede niente, cioè riesce, se è sempre un collaboratore non succede niente. Se il collaboratore comincia a parlare di politica, comincia a essere martellato dalla stampa, dai politici stessi. Nascono assegni da 500 milioni che lo Stato ti dà quando tu vuoi, sei falso, lo fai perché parli di politica, perché così sali di grado, ti danno 7 milioni al mese, ti danno... Scusi, signor Cannella, non ho capito, Calvaruso. Lei sta facendo queste affermazioni, sì, sì. O se questo che lei sta dicendo sono le accuse che vengono fatte ai collaboratori che parlano di politica. No, questo sono quello che ho visto io leggendo i giornali, ogni qua volta vedo un collaboratore che parla di politica e questo fu uno dei motivi che mi indusse a tenermi fuori nel parlare di politica. Uno perché io so realmente com'è la cosa, che non ci danno 7 milioni ma ti danno lo stipendio giusto per vivere. Secondo poi perché questi assegni da 500 milioni non te li danno. Tante di quelle cose che ti fanno capire che forse è meglio che non parli di politica, perché se no non è vero che la vita ti si aggiusta parlando di politica, ma ti si complica. Allora c'erano tante cose che a me, già con i problemi che un collaboratore ha per i fatti suoi, cerca di capire e dire ma forse è meglio che non ne parlo di queste cose. E mi inducevano a non parlare di politica. Piano piano, a parte che non è che sono passati 12 anni dalla mia collaborazione, ma neanche un anno, ho avuto, come dire, un rimorso di coscienza, nel senso nel vedere alcuni collaboratori di Maggio che parlano di Andreotti, io non voglio parlare di Andreotti, io non ho niente con questo signore, però dico ogni volta che ho un personaggio, non che lo accusi, ma che dica qualcosa che riguarda lui, succede il fine mondo. Vedevo tutta questa gente che veniva attaccata proprio in maniera in malo modo, cioè, io mi sono sentito come in colpa nel sapere, perché quello che so io è una cosa, proprio una banalità, è una cosa che il Bagarella mi dice in un momento che siamo seduti al tavolo, quindi non è né un bacio né un abbraccio, non è niente di tutto questo, però ho avuto un rimorso di coscienza nel sapere io anche una piccola cosa e non dirla nel... Uno per aiutare gli altri collaboratori che cercano di fare sapere la verità e vengono attaccati da tutti. E secondo poi per mantenere gli obblighi che mi sono preso quando ho deciso di collaborare. E questa è stata la cosa che poi mi ha fatto decidere di dire questa cosa, che poi, ripeto, secondo me era a parte tutto anche una cosa che non aveva un peso da poter scatenare le ire politiche su di me. Ok, bene. Andiamo ora al punto. Questa cosa che Bagarella le dice di Andreotti, se ci dice quando gliela dice, dove siete. Sì, noi siamo al Villaggio Romare ed è l'estate del 1994. Io mi trovo nel suo villino, è tardo pomeriggio. Il Bagarella, come di consueto, io ogni sera lo andavo a trovare, mi offriva la vodka, si guardava un po' di televisione, si parlava. E quel giorno spunto non volevo Andreotti in televisione. Il Bagarella si accigliò e facendomi segno nel televisore che c'era l'effigie dell'onorevole Andreotti, mi disse guarda questo cosa inutile, dice. Se mio cognato mi sentiva a me quel giorno gli avrebbe rotto le corna, me lo disse in siciliano, io lo dico in italiano.
non che si è fatto riempire la testa piena di chiacchiere, a che a me mi venne spontaneo chiedergli, gli ho detto: signor Franco, ma su Andreotti veramente mi conosce? Sbagliai a chiederlo perché rischiai di morire. Comunque mi venne spontaneo di dirglielo. Lui non mi rispose in effetti a questa domanda in maniera esaudiente. Mi disse semplicemente, dice, l'unica cosa buona che sta facendo è da comportarsi da uomo d'onore. Cioè nel senso che tutto quello che gli viene rimosso lui lo nega e quindi ha il classico comportamento da uomo d'onore. Sì. Lì finì il discorso. Un attimo, nel senso che tutto quello che gli viene, a lei ha detto rimosso? Tutto quello che gli viene detto contro Andreotti, mi sono espresso male. Cioè, tutte le accuse che gli vengono fatte, l'onorevole Andreotti li nega. Il classico comportamento da uomo d'onore, quindi mi rispose l'unica cosa, no, questo lo sto dicendo io, lui mi rispose l'unica cosa che sta facendo di buono è da comportarsi da uomo d'onore. Questo fu, diciamo, tutto il discorso fatto tra me e Bagarella sull'onorevole Andreotti. Se possiamo ritornare proprio un attimo indietro, sì. Sul fotogramma, diciamo, sì. Ecco, appare quindi Andreotti in un servizio televisivo, sì. Spontaneamente Bagarella dice questa frase che lei ha riferito. Sì, sì, ecco. S'accigliò e mi disse: guai tu questa cosa noto, lo dice, se mio cognato sentiva a me, due giorni ci rompeva le corna. Cioè nel senso dice, se mio cognato mi dava ascolto a me, quel giorno gli rompeva le corna. Dice, quale no? Giorno? No, questo non l'ha detto. Questo non l'ha detto. Ha detto quel giorno. Quel giorno gli rompeva le corna. Dice, no, che si è fatto riempire la testa piena di chiacchiere. Chi è che si era fatto riempire la testa di chiacchiere? Il cognato. Il cognato. Dice quel giorno, sì. E non aggiunge nulla. No, se vorrei un assegno di 500 milioni direi il giorno, ma siccome non lo voglio, no, dico queste battute che non sono, mi scusi, signor Presidente. Non sono corrette, va bene. Scusi, lei sa chi è il cognato di Bagarella? Fotogina. Senta, lei sa se, l'ultima domanda, Cannella ha collaborato prima di lei, Cannella? Sì. Se è grazie alla collaborazione di Cannella che lei è stato a sua volta arrestato? No, io sono stato arrestato... Grazie alle indicazioni di Cannella, vuol dire? No, perché sono stato arrestato dietro le indicazioni di Pasquale e De Filippo, che disse agli inquirenti, seguite Toni e arrestate Bagarella. E lei sa se De Filippo si era arrivati attraverso Cannella? No, questo non lo so. Va bene, nessuno se lo so. Posso un attimo, Presidente? Lei, per caso, accompagnando Bagarella, ha mai visto, conosciuto, incontrato Vincenzo Sinacori? No. Voglio puntualizzare una cosa, signor Presidente, io ho accompagnato Bagarella centinaia di volte in centinaia di posti, quindi niente di strano che dove portare il Bagarella c'era su Sinacori, ma che io non l'ho visto. Cioè. Allora, mi scusi, sono sempre Anatoli, lei lo accompagnò pure in provincia di Trapani qualche volta? Sì, penso di sì, però onestamente non ricordo perché, ripeto, giornalmente il Bagarella veniva da me accompagnato in posti diversi, quindi non... Va bene, nessun'altra domanda, grazie. La difesa può procedere. Lei ha appena finito di dire che ha deciso di parlare del senatore Andreotti, di riferire questo episodio che ha narrato poco fa, soltanto a collaborazione già avviata. Vorrei sapere, prima che lei rendesse queste dichiarazioni il 21 dicembre del 1996, in precedenti interrogatori, le era mai stato chiesto se lei era a conoscenza di qualche cosa che riguardasse il senatore Andreotti? Guarda, onestamente non lo ricordo, perché inizialmente della mia collaborazione mi è stato chiesto un po' di ferro di cose, quindi... Mi è stato chiesto se sapevo fatti di politica e che io dissi no, però non ricordo se è specificatamente Andreotti. Comunque le è stato chiesto se ero al corrente di fatti riguardanti
la politica e i rapporti tra mafia e politica, d'accordo? Inizialmente mi è stato chiesto di dire tutto quello che sapevo io su mafia, politica, omicidi, tutto, quindi io cominciai a raccontare le varie cose che io sapevo, escludendo la politica. Io personalmente ho escluso la politica, cioè non c'era qualcuno che mi diceva oggi parlami di politica, oggi parlami di omicidi. Io ricordo che mi è stato detto di tutto quello che sai su tutti gli argomenti. Ora, naturalmente, quando lei ha iniziato a collaborare, che da una parte ovviamente c'era già stato questo colloquio con Bagarella, questo è ovvio, sì. Lei sapeva anche che c'erano dei procedimenti penali nei quali il senatore Andreotti era coinvolto, d'accordo? Certo, io che non lo so. Appunto. Quindi lei ha volontariamente scelto di tacere su circostanze che conosceva pur avendo deciso di collaborare, d'accordo? Sì, ma intanto voglio dire questo, inizialmente io quando cominciai a collaborare, ripeto, siccome non ha un tempo lunghissimo che collabora, un anno, quando iniziai a collaborare è evidente che cominciai a parlare di fatti di sangue, specificando tutta la strategia di come sono avvenuti certi omicidi, che non si sapeva nulla. In effetti io non ero neanche accusato di questi omicidi, mi sono autoaccusato spontaneamente. Cominciai a parlare di personaggi vicino a Giovanni Brusca, di gruppo di Fo, quindi inizialmente i primi mesi non neanche mi venne in testa di dire la battuta di Bagarella sull'onorevole Andreotti, quindi questa è anche una cosa da chiarire. Sì, però lei mi pare che poco fa, sì. Le chiedo se lo conferma, lei ha detto che inizialmente aveva deciso... Sì, lo confermo. Quindi aveva deciso di tacere circostanze che le erano note pur avendo... preso la decisione di collaborare. Sì, sì, su questi punti sì, ho spiegato pure il motivo. Sì, no. D'accordo, ve l'ha spiegato, ma insomma vorrei che fosse ben chiaro questo. Lei ha anche detto, se ho ben capito, che la decisione di rivelare questo episodio, seppure definito da lei stesso di uno grande rilievo, nacque dalla sua preoccupazione di dover difendere in qualche misura quella che lei chiama la categoria, il gruppo dei collaboranti, d'accordo? Sì. Quali sono le ragioni per le quali lei ha ritenuto di dover difendere la credibilità della categoria? Nel senso che non mi sembrava giusto, non mi è sembrato giusto col proseguo della mia collaborazione, tenermi dentro di me, anche se una cosa per me stupida, ma poi per la magistratura può essere che è importante, ma a mio parere mi sembrava una cosa stupida, ma non mi è sembrato giusto tenerla dentro di me, uno, nei confronti di altri collaboratori che stanno parlando, dicendo tutto, almeno io penso. Secondo poi, per adempiere agli obblighi della mia collaborazione, per un domani non avere rimorsi nel dire questo l'ho detto, questo non l'ho detto, per essere completamente, una volta e per sempre, tipo lavato con l'olà, cioè di dire tutto quello che so in maniera assoluta. Ho capito, ma lei era preoccupato perché la categoria dei collaboranti, secondo lei, stava perdendo credibilità? No, questo completamente. Io ho detto semplicemente che ho avuto a livello di coscienza, mi sono sentito in dovere di, anche io, dire quello che sapevo sui fatti di politici. In effetti non ho parlato solo di Andreotti, ho parlato di Andreotti e altri politici, sia di quello che mi è successo a me personalmente con altri politici, sia di quello che ho ascoltato detto da Bagarella. Provato solidarietà nei confronti di un collaborante specifico? No, io intanto ho collaborato, ho provato solidarietà, ripeto, perché ho detto anche per Di Maggio, visto che si parla di Andreotti, ma quello che ho fatto io è stato di dire quello che era mia conoscenza sulla politica, grande o piccolo che poteva essere, perché secondo me era giusto anche nei riguardi di altre persone che stavano parlando di politica. Io le chiedo se in particolare la molla finale che ha fatto scattare questo suo sentimento, questa sua decisione, è in particolare un sentimento di solidarietà nei confronti di Baldassare Di Maggio. Sì, nella fattispecie sì, ho detto, però non c'è una cosa, proprio una molla unica che mi ha fatto scattare, c'è un insieme di cose e nel complesso anche Baldassare Di Maggio, quello che è. Va bene, adesso vorrei sapere però perché Baldassare Di Maggio in modo particolare è presente alla sua attenzione. Perché siccome io sapevo una minima cosa sul caso Andreotti e non la dicevo, mi sentivo, diciamo, in un certo modo in colpa nei confronti sia della magistratura sia di Baldassare Di Maggio. Sì, dico, ma appunto perché in modo particolare lei prova questa solidarietà per Baldassare Di Maggio? Le faccio presente che allora non capisco la domanda, perché mi sembra di aver risposto già a questo. Allora guardi, se consente, per
rinfrescare la sua memoria, le leggo un passo delle dichiarazioni che appunto lei ha reso il 21 dicembre. Ma me le ricorda, avvocato, io lo sto dicendo. Sì. No, evidentemente non se lo ricorda bene, perché qui è molto più preciso invece. Quando lei precisa appunto che ha deciso di riferire all'ufficio queste cose perché mi sento in colpa, sì, eccetera, eccetera, poi aggiunge, mi riferisco espressamente a Di Maggio Baldassare, in questo processo, il quale è stato oggetto di feroci attacchi per aver narrato di un incontro tra il senatore Andreotti e Riina. Quindi sembra che questa categoria di collaboranti, poi in particolare lei provi solidarietà per Di Maggio, appunto per questa ragione che... Per questo processo di Andreotti, sì. No, per questo processo di Andreotti, per i feroci attacchi di cui era oggetto Baldassare, sì, e Di, sì, Maggio. Sì. Allora mi spiega quali sono questi feroci attacchi che lei ha rilevato nei confronti di Baldassare e Di Maggio, grazie ai quali poi lei ha sentito di dover fare questa dichiarazione. Il Presidente mi ha rimproverato poc'anzi. Io posso dire il fatto dei 500 milioni, cioè voglio dire, c'è cioè Baldassare di Maggio. Non rimproverato perché lei faceva la battuta su di lei. Ah, mi scusi. È tutto quello che, gli viene attribuito, che gli danno 500 milioni, che gli danno 2 miliardi, che gli danno 7 milioni al mese, che c'è. Cioè, praticamente tutto questo non è altro, io da collaboratore, lei da avvocato no, ma io da collaboratore, che vivo da collaboratore, so che realmente non è come dice la stampa, perché collaboratore 7 milioni al mese non li prende, né se parla di Andreotti, né se non parla di Andreotti. Il collaboratore gli viene dato uno stipendio per vivere dignitosamente, perché non c'è niente da lamentarsi con lo stipendio che dà lo Stato. A me mi dà 2 milioni, riesco a vivere dignitosamente. Però non sono 7 come magari domani dirà la stampa perché sto parlando da Andreotti. E questa era la cosa che mi dava fastidio nei confronti di Baldassare o Di Maggio, come si chiama. Mi consenta, le faccio due domande e la prego di rispondere. Punto, certo. Primo, il dire che Di Maggio ha ricevuto 500 milioni non è un feroce attacco a Di Maggio. Cosa c'entra la storia dei 500 milioni con i feroci attacchi? C'entra, le spiego subito perché. Perché secondo me... al Di Maggio i 500 milioni non gli sono stati dati perché lui ha parlato di Andreotti come si vuole fare credere, perché io che ho un anno che collaboro e che ha un anno che davanti a me mi passano pubblici ministeri, giudici, magistrati, non c'è mai stato nessuno che mi ha detto ti prego parlami di Skyfall che ti do 1 miliardo, mi hanno semplicemente detto di la verità, e siccome su Di Maggio non vengono dette le cose come sono giuste, vengono dette che il Di Maggio percepisce 500 milioni perché ha parlato di Andreotti, e questo è secondo me un attacco ingiusto nei confronti di un collaboratore, io che ci vivo. La seconda domanda è questa, ma a lei risulta che Di Maggio abbia ricevuto effettivamente questi 500 milioni o lei esclude che Di Maggio abbia ricevuto 500 milioni? No, io non posso dire che mi risulta perché non ho il conto corrente assieme a Di Maggio, ho saputo, ho letto che realmente gliele hanno dati, ma io non mi posso permettere di farle una domanda a lei perché l'avvocato e lei sono non lo sto facendo, però Di Maggio ha fatto restare Totorrina, solo questo, quindi... Sì, no, dico solo questo, non lo so. Solo sapere se, come lei ha dimostrato di essere a conoscenza di stipendi e di nome che vengono volevo sapere se per di più lei esclude. Lo dicono tassativamente tutti i giorni in televisione questo fatto. Io volevo sapere se lei è in grado, di escludere, di escluderlo, di confermare che Di Maggio abbia preso 500 milioni. Questa è la domanda. Lei è in grado di escluderlo, di confermare? Ma quello che ha preso dal giornale so che li ha presi, ma lo ripeto, non sono per il motivo che il giornale vuole fare credere. Adesso voglio sapere questo, lei conosce tutte le dichiarazioni che Di Maggio ha reso, a parte Andreotti eccetera, lei è al corrente di tutte le dichiarazioni che Di Maggio ha reso nel corso della sua collaborazione? No. Quindi lei non è in grado di dire se Di Maggio abbia detto sempre la verità o non abbia detto la verità? No, non è compito mio questo in ogni caso. Appunto, dico, quindi non è neppure in grado, siccome lei in sostanza mi pare che abbia provato questi sentimenti di solidarietà per Di Maggio perché è accusato in maniera feroce, eccetera, eccetera, io volevo sapere se lei è in grado anche di dire che Di Maggio ha sempre detto la verità o meno. Avvocato, non è compito mio dire se Di Maggio dice la verità, c'è un tribunale per questo. Sì, sa perché le faccio questa domanda? Sì. Anche qui, non, per il momento non a livello di contestazione, ma solo per rinfrescare la sua memoria. Sì. Perché sempre nel verbale che le ho ricordato, quello del 21 dicembre dell'anno passato, lei dice, oggi invece ho deciso di
riferire all'ufficio queste cose, anche perché mi sento in colpa riguardo ad altri collaboratori che vedo quotidianamente sottoposti ad attacchi ingiustificati, in quanto io sono in possesso di elementi che, almeno per quanto mi riguarda, confermano la veridicità di quanto dagli stessi raccontato. Mi riferisco espressamente a Baldassare Di Maggio. Quindi io volevo sapere se lei è in grado di dire che per esempio Di Maggio ha detto sempre la verità. Apprendo che lei non è in grado però di esprimere questo giudizio, d'accordo? Allora, io intanto, visto che lei lo legge, si evince chiaramente che non sto parlando di tutto quello che ha detto Baldassaro Di Maggio, che io lo confermo. Io sto parlando che era alla mia conoscenza un episodio dove il Bagarella mi dice che se quel giorno, che io non so qual è, ma siccome abbiamo una testa, io penso che sia il giorno che si sia incontrato con Gina, mi sento in dovere, visto che lo vedo attaccato in malo modo, di riferirlo. Però sto parlando di quel fatto specifico, cioè la mia mente, purtroppo, che ragiona, io ho pensato che se quel giorno che si riferiva a Bagarella era il giorno che il Di Maggio dice che si sono baciati con Gina, quindi per questo mi sono sentito in colpa nei suoi confronti, per questo motivo. Quindi questo sarebbe l'unico episodio, sì. Perfetto. Adesso vorrei sapere, venendo a questo colloquio che lei ha avuto con Bagarella, lei ricorda il programma televisivo in occasione del quale comparve il senatore? Ma onestamente non lo so, se era telegiornale, se era un dossier, se apparve non avevo Andreotti, quindi non poi se era telegiornale, era tardo pomeriggio comunque, non niente di strano che era il telegiornale, però voglio dire, non voglio dire era il telegiornale perché non lo ricordo onestamente. D'accordo. E ricorda se la comparsa del senatore Andreotti sul teleschermo fu breve, fu lunga? Avvocato, ci fu la comparsa dell'avvocato Andreotti e Bagarella che esprime questo desiderio, cioè questo desiderio proprio lo esternò con tutta la sua rabbia, quindi no, poi se... La domanda è un'altra. Cioè se la comparsa sullo schermo del senatore Andreotti fu una comparsa lunga, breve, era un programma che durò, certe volte assistiamo a programmi che durano ore nel corso dei quali i politici parlano, sono intervistati, altre volte sono battute al telegiornale come ha detto lei, eccetera. Ora c'è una bella differenza fra... No, non era, escludo che non era un programma che Andreotti è stato per ore, quindi ci fu... che lui spuntò in televisione il tempo che l'hanno intervistato e quindi, ripeto, sicuramente era il telegiornale, ma siccome non ne sono sicuro, non voglio dire era il telegiornale. Quindi non è in grado neppure di ricordare l'argomento su cui il senatore Andreotti venne intervistato? No, completamente. Non ricorda niente delle cose dette dal senatore Andreotti? Ma ripeto, non, mi scusi avvocato, non abbiamo... Non ha detto che era stato intervistato. Ha parlato però, non credo che l'hanno... Però io non ho, visto che il Bagarella appena spunta l'immagine di Andreotti mi comincia a parlare, non stavamo seguendo la trasmissione, io stavo seguendo quello che mi diceva Bagarella, quindi in ogni caso non ho potuto sentire se era un'intervista politica, un'intervista di un processo o qualche cos'altro. Parlava Andreotti. Signor Presidente, le sto dicendo che quando spuntò Andreotti in televisione, il Bagarella mi cominciò a dire guarda questo cosa è inutile, quindi io guardo il Bagarella a quel punto perché sta parlando con me, non ascolto più il programma televisivo di Andreotti, cioè è normale. Sì. Beh, adesso guardi che cosa ha detto lei però sì. Il 21 dicembre sempre dell'anno passato, una sera nell'estate del 1994, infatti mentre io e il Bagarella ci trovavamo al villaggio Euromare, seduti intorno ad un tavolo all'interno della villetta occupata dal predetto Bagarella e stavamo guardando la televisione, venne trasmesso un programma televisivo, forse un telegiornale, nel corso del quale il senatore Andreotti veniva intervistato e ricordo che lo stesso stava negando un'accusa che contro di lui veniva formulata, ma non rammento né da chi né qual era la cosa. Non lo ricordo effettivamente, avvocato. Però mi pare che lì ricordi qualche cosa di più di quello che sta dicendo oggi, perché ha sentito certamente il senatore Andreotti parlare, tanto è vero che è in grado di dire che Andreotti, intervistato, respingeva un'accusa. No, praticamente c'è un raggiro nelle parole di come vengono scritte sulla carta e di come uno le pronuncia, purtroppo uno non può testualmente, se no è come se è una poesia, se uno testualmente dice quello che dice 2 mesi prima o 3 mesi prima, il problema è quello, io ho detto che
ho visto l'onorevole Andreotti in televisione che Bagarella subito si accanì con l'Andreotti. Non ho potuto capire e non mi ricordo neanche ora l'argomento di che cosa stava parlando dell'Andreotti, se era un pentito che l'accusava, se era un magistrato che l'accusava. Questo non lo ricordo né allora, non lo ricordo neanche oggi. Scusi, allora se ho ben capito, appena comparve Andreotti, Bagarella cominciò ad inveire al punto tale che lei non è stato neppure in grado di capire di che cosa si trattasse? Avvocato, quando parliamo del 94, quindi io mi ricordo che Bagarella spuntò Andreotti, ora non le frazioni di secondo non le posso ricordare se lui invei subito o invei dopo un secondo. Il problema è quello che lui vide Andreotti e disse: guarda, che cos'è inutile, se mio cognato sentiva a me ci rompeva le cose. Questo diciamo. Chiediamo la legazione del verbale allora su questo. Questa è la trascrizione integrale o il riassunto? No, qui sembrerebbe che ci sia solo questo verbale di interrogatorio. Perché... Va bene. Vero? E allora il Tribunale dispone acquisirsi l'interrogatorio del 21 dicembre del 1996. 21 dicembre 96 nella parte in contestazione, prego.